Osservate un bambino che gioca sulla spiaggia. Ore e ore intento e concentrato a scavare buche con la paletta, a fare solchi, a portare acqua col secchiello, oppure a costruire traiettorie, solchi, volute, con il camioncino, con quel rumore fatto con la bocca. Oppure un bambino che gira e gira e gira in bicicletta. Ecco, che cosa pensa un bambino in quei momenti? In quei momenti senza tempo? Ecco, un bambino non pensa a niente. Un bambino in quei momenti non pensa. Non pensa perché sogna. E non è per niente il sogno come l'attività onirica di quando dormiamo. Non ha a che fare con la psicologia, ma non è nemmeno una metafora per descrivere quella situazione, quello stato in cui si fantastica, si immaginano eventi che si spera che accadano o cose del genere. Quello accade da adulti, ma non è la stessa cosa. Quando poi il bambino cresce e diventa un ragazzo, quel sognare continua. Il ragazzo che salta da uno scoglio all'altro o cammina seguendo la precisa traiettoria dei sassi apparentemente disposti a caso sulla spiaggia. Solo che lo fa con più insicurezza, ha paura di essere sorpreso, un po' si vergogna perché sa che presto deve anche lui essere un adulto, responsabile, attento, preciso, sempre sul pezzo. Stare dentro all'unico mondo senza poter più fare un salto in quell'altro anche con la bicicletta. E allora quei suoi sogni sono, come dice Fenoglio a proposito dei suoi protagonisti, mezzi sogni ad occhi aperti. Il bambino sogna sogni interi ad occhi aperti. È un po' come se fosse una condizione dell'esistenza, un luogo mentale ma anche fisico, perché davvero da bambini si è dentro, mica per finto, per immaginazione, a quell'altro universo. Ed è un luogo densamente popolato o densamente spopolato a piacere, luogo della felicità assoluta, un po' come se fosse davvero un paradiso. Diamogli un nome a questa condizione, chiamiamola sognitudine. Poi si cresce e quel luogo fisico si restringe fino a svanire, fino a diventare un ricordo o un chiaro frutto dell'immaginario. E poi sparisce per far posto ai pensieri. Ecco, un bambino non pensa perché non ha pensieri. I pensieri li ha l'adulto. O meglio, quel luogo, il luogo della sognitudine intendo, permane. Ma permane come un luogo arredato diversamente, magari anche densamente popolato o densamente arredato, ma di cose, di pensieri. Anticipiamo pensieri, anticipiamo idee, ci facciamo cullare da cose che vorremmo possedere, acquistare, avere, o facciamo progetti, diamo piani. Quel luogo in cui comunque sempre in qualche modo ci rifugiamo anche da grandi, diventa il luogo della e questo, e quello, e quell'altro. Sembra una distinzione scontata quella tra avere ed essere, e i filosofi l'hanno spiegata con argomentazioni ben più forti e sostenute, ma in maniera più terra a terra possiamo dire che nella sognitudine del bambino, in quel luogo in cui il bambino non pensa ma sogna, il bambino mette l'accento sulla E. E questo accento sulla E, in quel luogo esistenziale e reale della mente che è la sognitudine, lo possiamo abitare anche da grandi. Con le parole, con le frasi, con i racconti, con la musica, ogni forma di arte in cui cerchiamo, attraverso di loro, di mettere a posto le cose, dando un senso al nostro esistere. Ecco, la condizione della sognitudine è un po' quella che fa da sfondo, quella che ho cercato di descrivere, quella che mi ha guidato nella costruzione del racconto 1-2-3 Stella, che uscirà a gennaio e che finalmente sono lieto di annunciare. Un romanzo in cui le storie sono come viste e vissute da un bambino che gira, gira, gira in bicicletta e che fa entrare tutti i personaggi e tutte le storie nel suo universo parallelo. Quello stesso bambino che è raffigurato nella copertina magnifica di Max Ramezzana.